Don Andrea Gallo, perché votare Marco Doria alle elezioni genovesi? Il motivo fondamentale è lo scontro, micidiale è tra economia, queste lobby ormai, diremo dal denaro, il capitale, le banche transnazionali. Gli è rimasto l'unico Stato, che è la democrazia. E Marco, ormai io quando ho cominciato a conoscere, in una situazione come Genova, ha intuito che nel cuore di tanti genovesi, di tanti, c'è ancora questa inquietudine che è l'aspirazione alla libertà, all'uguaglianza, cioè alla democrazia. Ecco qual è il manifesto nuovo di Marco Doria. Signori, cosa fate voi per Genova? Non cosa Genova fa per voi. E allora vogliamo tirare sulla testa? Vogliamo togliere tutto quel sistema di potere partitico? Alcuni partiti tutti non vogliono comprendere. Allora c'è bisogno di questa... Lui non è una della cultura della rottamazione, però dà ancora una volta una chance ai partiti, della sua coalizione. E anche una chance per gli altri, o perlomeno per i sostenitori degli altri. L'unico che può fermare la devastante malvagità del capitale in tutto il mondo, globalizzato, è la democrazia. Se non risorge la democrazia, che è un nuovo modo di fare politica, trasparenza e non corruzione, corresponsabilità, giustizia sociale, i diritti di tutti. Tant'è vero che lui, da quando è sceso in campo alle primarie, ha come un venticello in bocca. Sono i cuori della gente che l'hanno portato e continua. E tanti in questi mesi hanno cercato di mettere i bastoni tra le ruote, di tutti i poteri, non sono qui a far polemica. Io aspetterei solo per Genova, che io amo, genovese da 84 anni, di vedere veramente una nuova pagina di resistenza. Una resistenza considerata una scelta, cioè essere partigiani oggi. Partigiani che vuol dire, come ero nella mia brigata, stare da una certa parte, stare dalla parte della democrazia. Abbiamo la Costituzione che prevede anche gli emendamenti davanti, seguendo le norme. E ancora una volta il mio grido, chiamatelo la retorica, chiamatelo come volete, per me era il motto della mia brigata: osare la speranza in un mondo migliore. Grazie Don Gallo.